chiedo alla regia, per così dire, se è pronto. Ecco, allora passiamo all'altro relatore, che è un ingegnere della Federico II, che deve, ha bisogno quindi delle slide. Alessandro Pepino, sulle tecnologie della comunicazione a supporto delle persone con disabilità, stato dell'arte e prospettive future. Intanto qualcuno chiami Colombo o risolva il problema del collegamento tecnico. Okay, grazie, ringrazio Guido per l'invito e per il privilegio di essere, diciamo, un tecnico in questo contesto e poter parlare di questioni legate alla tecnologia. Mi sento forte questa responsabilità, anche perché devo usare un linguaggio adatto, perché cercherò di essere compreso da tutti. Allora, l'autonomia, come secondo il modello biopsicosociale, è composta da questi tre elementi: personale, relazione con gli altri e nell'ambiente. Lo dice la legge delega, lo dice la normativa, lo dice la convenzione ONU. Quindi sostanzialmente sono questi tre gli ambiti nei quali una persona deve potersi fare una componente della vita. E quelli che sono le soluzioni tecniche, dalle quelle più semplici a quelle un po' più complicate, le tecnologie dell'informazione che sono oggetto della mia relazione, servono proprio a garantire la interazione di una persona con disabilità in questi ambienti, quindi a garantire l'autonomia. Sono la componente necessaria, poi come vedremo non sufficiente. Se potete far partire un primo video che cercherò per ravvivare la presentazione. Cancella. Quanto? Questo spot, pensate, ha quasi 20 anni. Noi da quasi 20 anni che abbiamo dispositivi per, lì c'era un ragazzo con una grave distrofia muscolare, persone ipovedenti, persone non vedenti, che già all'epoca avevano una piena possibilità di adoperare il computer. E oggi sappiamo che adoperare il computer significa vivere, significa lavorare. Questi rientra all'epoca, ad esempio, un grande limite, tutte queste soluzioni non rientravano fra gli ausili fornibili, per cui erano delle cose che sembravano innovative. Oggi io li presento come stato dell'arte, anche perché, grazie a Dio, i nuovi LEA prevedono nel nuovo nomenclatore la fornitura di ausili informatici, comunicatori oculari, apparecchi acustici a tecnologia, attrezzature domotiche, ausili alla comunicazione. Questi sono strumenti fornibili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi sono prassi, strumenti consolidati. E io quindi qui rapidamente, perdonatemi se ricorro a immagine, non video, eccetera, perché queste cose raccontate sembrano, diciamo, una fantasia, viceversa viste è un'altra storia. Vediamo questo link della domotica. Poi mi avvisate quando mancano 2-3 minuti. Prendiamo un po' le luci. Va bene, Yuri, prima di scendere, portami a letto e accendimi il computer. Va bene, Luigi. Thank you.
bene, va bene. Ciao, Iuva. Ciao, Iuva. Chiudi la luce, devi spegnere. Chiudi, si è dimenticato la luce accesa. Al lavoro. Spegni luce camera. Meno male. Bussato la porta. Cuezio Raffaele. Apri porta. Sì. Allora, andiamo avanti. Ora, questo è uno strumento domotico, era un video che era stato realizzato da alcuni studenti che avevano fatto una tesi di laurea per un loro amico. Questo video poi si ricorda 15 anni, quindi anche questo è stato dell'arte, sono strumenti, tra l'altro adesso sempre più economici, interruttori che servono a fare questo, costano una decina di euro su Amazon e sono alla portata dell'utilizzo di un elettricista, quindi sono tecnologie assolutamente consolidate, anche se oggi ancora il fatto che una persona che possa muovere, quella persona aveva una tetraparesi completa, poteva muovere solo la testa e riesce a essere autonoma, perché poi nel video vedeva la televisione, usava la radio, telefonava. Ancora ausili per la cecità, quindi una persona cieca ha a disposizione un display braille, può attraverso lo screen reader leggere quello che è presente sullo schermo. Quindi uno schermo del computer può essere letto tramite lo screen reader e può essere trasformato in un messaggio vocale nel quale viene letto quello che è presente sul computer o una riga braille, quindi avere due canali. Attraverso questi strumenti noi, una persona cieca può lavorare, diventare addirittura programmatore informatico, quindi può fare cose, diciamo, che lo mettono perfettamente a suo agio. E tutt'oggi, far lavorare una persona cieca è una fatica enorme. Noi abbiamo, io personalmente sto seguendo un ragazzo cieco, ha lavorato in ingegneria meccanica, 110 a Lode, non vi dico la fatica per farlo lavorare. Torniamo sempre al problema e al contesto, no? Ma la soluzione c'è. E soprattutto in ambito scolastico queste tecnologie, tutt'altro che diffuse nelle scuole, consentono ad esempio a un ragazzo non vedente di poter condividere quello che succede, quello che c'è sul computer con il docente. Ma ancora oggi sappiate che in tantissime scuole i ragazzi non vedenti lavorano unicamente con insegnanti di sostegno, quando potrebbero lavorare in classe. L'aid tracking sono strumenti che permettono di utilizzare il computer puntando con la testa e usando al posto del mouse il movimento degli occhi e il movimento della testa. Anche qui una persona con SLA o con paralisi completa può usare in maniera autonoma un computer dal letto, se ovviamente non ha il riconoscimento vocale. Alle volte purtroppo c'è anche una compromissione del parlato, quindi se ha una compromissione del parlato può comunque utilizzare le funzionalità residue. E sono strumenti che anche questi esistono da 10 anni, non è che sono strumenti, noi addirittura anche io non ne ho citato, la BCI esiste da tanto tempo. I comunicatori, e così come i comunicatori simbolici, facciamo partire un attimo quel video sul comunicatore simbolico, che anche quello è particolare. Questa persona che vedete è un'altra persona con tetraparesi, non ha alcuna funzione vocale, può solamente, vedete, un residuo di movimento dell'arto superiore, però riesce a muovere un joystick e questi pulsanti con quale riesce a utilizzare il comunicatore. Se vi volete, se volete lo trovate su Facebook, si chiama Salvatore Orrei e parla con voi. Non gli fate capire che siete tifosi del Napoli, perché lui è tifoso della Juventus e si incazza. Quindi, però ecco, è una
è una persona che adesso si è laureata triennale in ingegneria. Andiamo avanti. I comunicatori simbolici sono anche strumenti estremamente utili, ovviamente con un grande ricchezza di periferiche, perché poi per adattare lo strumento alle funzionalità residue nell'logica della personalizzazione, questa è la personalizzazione, che è uno strumento indispensabile perché questa persona si è messa nelle condizioni di lavorare. Ma la comunicazione aumentativa alternativa è uno strumento utilissimo anche per le persone con autismo, e quindi abbiamo una ricca serie di strumenti, praticamente tutti i centri che lavorano con ragazzi con autismo usano questi comunicatori per interagire, consentire loro, allenarli all'interazione, all'apprendimento, eccetera. Lo stesso comunicatore, che però ovviamente anche qui lo strumento è quello, ma va personalizzato a seconda che si tratti di un tetraparetico, a seconda che si tratti di un ragazzo con autismo, e questo lavoro va fatto da persone competenti che abbiano avuto un adeguato addestramento. Ora il futuro, questo è quello che c'è, che è già prassi, è già utilizzato. Vediamo il futuro. Il futuro, Sirius Game a supporto dell'autismo, che significa? Beh, abbiamo scoperto, e questo ci sono anche studi clinici fatti dal nostro gruppo, validati, che il gioco è uno strumento non solo di svago, ma uno strumento che consente a bambini di apprendere delle funzioni che funzioni, diciamo, giornaliere. Abbiamo sperimentato il gioco per insegnare ai ragazzi a fare la spesa, ma anche qui si possono utilizzare tanti contesti, anche qua il concetto della personalizzazione. Non è che si può mettere lo sparatutto in mano al ragazzo con autismo. Certamente lui si diverte, ma non impara. Il concetto è predisporre dei giochi che riproducano delle funzioni che possano essere, diciamo, utili per l'addestramento alle funzioni quotidiane. Anche questo richiede una personalizzazione. E quindi anche qua abbiamo, ad esempio, vedi un attimo quello di destra, quello col pallone, fallo partire un secondo. Ecco qui, questo è un esempio di un gioco che è stato fatto riproducendo l'ambiente nei quali che era frequentato da questi bambini, che era una piscina, e nel quale anche compiti semplici, perché non sono giochi complessi, nel quale si dà semplicemente un feedback. Però ecco, il bambino è attratto da questo ambiente perché si diverte, e il gioco consente di dare delle funzioni di apprendimento elementari, che ed è, deve essere uno strumento quotidiano di utilizzo. Richiede però naturalmente lavoro, fatica per fare tutti questi, creare questi ambienti personalizzati. Andiamo avanti. Questo è un altro gioco, non vi voglio, diciamo, tediare. E anche qui un altro strumento particolarmente innovativo, la localizzazione indoor. Che significa? Localizzazione indoor significa poterci orientare all'interno degli edifici come ci orientiamo all'esterno. Oramai noi siamo abituati, il navigatore, spero che però funzioni meglio di come ha funzionato oggi, che mi ha mandato in mezzo a una campagna, però... no, oggi proprio questa è... però ecco, c'è la possibilità di avere lo strumento che ci permette di dire dove stanno ad esempio le toilette. Immaginate questi edifici enormi, questi complessi, devo sapere dove stanno gli uffici, dove stanno le uscite di sicurezza. Ecco, attualmente se c'è un problema, un incendio, un allarme in alcuni pubblici uffici, immaginate una persona con disabilità o peggio, una persona cieca che si sta muovendo col bastone, è un serio pericolo, un problema di sicurezza. Questi strumenti permettono di orientarci negli edifici come ci orientiamo all'esterno. Anche questa è la tecnologia che c'è un po' di tempo, però adesso è diventata un po' più consolidata. Quindi immaginate ambienti del tutto simili a quelli che del Google Maps, l'utilizzo, cosa è, diciamo, lo strumento che permette di muoverci? Sono questi beacons, sono degli oggetti. In buona sostanza sono delle scatolette che vengono disperse per gli edifici e permettono di muoverci. Adesso siamo, come Università Federico II, stiamo predisponendo un prototipo, stiamo predisponendo
ci stiamo facendo carico di finanziare l'acquisto lo sviluppo di questa app, che però poi sarà disponibile a tutti, per consentire la navigazione all'interno degli edifici universitari. E questi beacon sono sensori, vedete, che durano 10 anni, ma soprattutto non prevedono nessun cablaggio. Quindi non è che si attaccano negli edifici, vengono localizzati sulla planimetria e permettono a quel punto di navigare liberamente come se ci trovassimo all'interno con Google Maps o qualcosa del genere. C'è un lavoro di preparazione, di inserimento di queste mappe, di tutte le planimetrie in formato standard all'interno di un sistema che viene chiamato ICMS, nel quale vengono identificati tutti i punti di interesse, quindi tipo i bagni, gli archivi, eccetera, sulla planimetria, in modo che l'app sa dove questi punti si trovano e quindi può consentire la navigazione. Bene, questo sistema poi consente anche, come vedremo dal video, di localizzazione potrebbe consentire anche, qui siamo proprio al futuro, a dei robottini che possono muoversi autonomamente all'interno di edifici pubblici. Dietro questi robottini ci sono persone, cioè una persona che sta a letto attraverso il robottino può navigare un ambiente ed essere virtualmente presente in quell'ambiente. Quindi c'è una telecamera, un display che permette di interagire, ci sono degli altoparlanti e quel robottino rappresenta di fatto la persona con disabilità che virtualmente è presente e può muoversi autonomamente grazie alla localizzazione indoor. Questo è proprio futuro, però diciamo che in questo momento le tecnologie ci sta ancora un po' da lavorarci. Il suggerimento importante è che tutte queste applicazioni richiedono naturalmente un po' di infrastruttura, quindi in questo momento peraltro noi abbiamo delle risorse, bisogna investire in infrastruttura, rete wifi, beacon, sistemi, diciamo, app, tutte applicazioni che però poi possono essere adoperate da tutti. Torniamo sempre al discorso, avere un sistema del genere di localizzazione indoor, noi lo facciamo per le persone cieche che potranno muoversi con il messaggio vocale, ma sarà una risorsa a disposizione di tutti. Il fatto che una società inclusiva è una società più vivibile per tutti quanti è una conferma quotidiana, non è uno spot, noi lo tocchiamo quotidianamente. Naturalmente, ripeto, adesso un po' di parole chiavi, progettazione personalizzata, non è anche qui uno slogan, è un'oggettiva esigenza. Se non si parte da una progettazione personalizzata, tutte queste tecnologie non servono, cioè non pensiamo che c'è la possibilità di il cash and carry, che ti pigli l'apparecchio e te lo porti a casa, anzi questo in assenza di progettazione personalizzata è dispendio di denaro pubblico. Se non ci sono le risorse, le organizzazioni per individualizzare gli interventi, è meglio non dare niente, perché si risparmiano dei soldi che possono essere destinati ad essere più efficaci. Naturalmente questo è un po' il flusso che da tempo adoperiamo a Napoli, perché in una progettazione personalizzata, il team multidisciplinare, tante competenze, io sono qui un tecnico, ragioniamo su termini giuridici, su organizzazione, non è più possibile, ieri sera ne parlavamo a tavola, grazie a Dio si sta cominciando a capire che ambienti dove ci sono multicompetenze sono ambienti efficaci. Perché oramai ragionare su una sola corda non funziona.
E quindi il concetto su quale voglio chiudere è che tutto questo funziona soprattutto se c'è una logica, una politica di accessibilità. Questo parte dal dato. E guardate che purtroppo non è banale, lo dico pubblicamente, la funzione pubblica ha messo a disposizione un corso per le competenze digitali, questo poi è carino, che è stato distribuito alle pubbliche amministrazioni e che quindi a cura dell'AGID, che non è accessibile. Che non è accessibile, a questo c'è l'AGI. Io ho scritto a tutti, adesso ho scritto anche al Garante, ho scritto al New Italiana C, per segnalare questo aspetto, ho scritto a Celeghini, non rispondono. Eppure, per dire, avranno tutti i loro motivi, probabilmente c'è una ditta, c'è qualcuno, c'è un funzionario che ha sbagliato, non voglio criminalizzare nessuno, però non è scontato. L'accessibilità dei documenti nelle pubbliche amministrazioni non è scontata. Tante volte circolano documenti scansionati. Occorre pensarci, perché l'accessibilità significa semplicemente porsi il problema. Se uno si pone il problema, già sta sulla buona strada. Finito? Quasi. Quindi, le parole chiavi, norme, ne abbiamo parlato, gestione, perché... organizzazione, personalizzazione, partecipazione, multidisciplinarietà. Se noi riusciamo a far convivere questi messaggi, allora le tecnologie possono servire e sono una componente necessaria. Altrimenti meglio aspettare e risparmiare i soldi. Grazie. Grazie a te. Anche stamattina chi c'era lo ricorderà, questo difficilissimo collegamento che poi è saltato con la ministra Stefani. Io ero arrivato appena allora e sono arrivato a sentire che la ministra diceva che a volte non c'erano figure competenti nelle amministrazioni. E Alessandro mi conferma che si fanno miracoli. Io stesso, da responsabile della mia facoltà di giurisprudenza nella Federico II, ho visto che il sistema sinapsi funziona benissimo, ma bisogna rivolgersi e bisogna saperlo e bisogna trovare, in questo caso noi avevamo degli operatori eccezionali, ma spesso non è così.